Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Volevo portarvi un video di Minecraft, visto che me l'avete chiesto in abbastanza persone. Volevo dirvi che prima ho acceso e ho aggiornato Minecraft, mi dava l'aggiornamento 1.10, non so quali sono le novità, quindi se voi le sapete me le scrivete nei commenti, sempre qui per PlayStation 3, e ho trovato l'unica novità che quando vado nel menu che voglio andare nel mio mondo, ho trovato mondo di Skyrim e non so proprio che cos'è. Skyrim sì, so che è un gioco, non ci ho mai giocato, però volevo adesso con voi provare questo mondo. Quindi andiamo. Quindi c'è anche, ci sono delle skin nuove forse, no, delle texture nuove. Ah, non si possono cambiare, ecco. Carica, vediamo. Versione di prova pacchetto. Non me la fa cambiare, vabbè. Queste sono le versioni di prova, sì, proviamo. Avvio gioco, facendo un attimo la creativa. E mettiamo la creativa, ok. Vediamo, perfetto. Proviamo il mondo di Skyrim, chissà che caspita ci potrebbe essere di diverso. Wow, Skyrim Edition. Spettacolo. Ed eccoci qui nel mondo di Skyrim. Caspita. Che sono queste cose? Piccozza di legno, farina d'ossa, bellissimo! Ragazzi, è davvero interessante. Vediamo questo mondo. Già c'è un villaggio e le nuvole sono molto basse. Spettacolare, ragazzi! Scrivetemi qui nei commenti se anche voi avete già provato questo mondo. E ditemi se avete trovato qualcosa di strano. Io adesso diciamo, lo esplorerò un po' qui con voi. Davvero spettacolare. Ragazzi, se volete che compro questo mondo, scrivetemelo nei commenti, che capace che lo compro perché mi sta davvero piacendo. Mi piace anche molto. Guardate! No, non ci posso credere. Il mulino. E come funziona? Lampada di vetro rossa, bellissimo. Guarda la gente. No, micidiale. Purtroppo qua ci sono le nuvole basse, non si vede molto bene. Cioè è tutto innevato, è un mondo tutto innevato. Bellissimo. E ragazzi, questa è una novità. Cioè hanno fatto proprio bene ad aggiungere questo mondo. Guardate un altro villaggio, ma è impressionante quanti villaggi ci sono. Ragazzi, lasciate un like se vi è piaciuta questa versione di Minecraft che hanno proprio aggiunto. No, un ponte, bellissimo. Davvero molto bello. Adesso siamo in creativa perché così faccio vedere tutte le cose un po' più velocemente. Cioè, mi piace molto anche lo stile qui degli oggetti. Guardate il tavolo degli incantesimi, spettacolare. Noi ci prendiamo una bella spada di diamante. Spettacolare, no? Bellissima, vediamola. Wow, no, ragazzi, veramente spettacolo. Che cosa c'è qui? Una fortezza. Non ci posso credere. Guardate, cioè, qui è tutto costruito. Possiamo dormire, possiamo fare di tutto. No, ragazzi, veramente una novità impressionante. Non me lo sarei mai aspettato da Minecraft, una cosa del genere. Cioè, non sapevo proprio cosa c'entrasse con Skyrim, quindi. Guardate il giardino. No, ragazzi, è qualcosa di veramente impressionante. E lì dovrebbe esserci, diciamo, la fortezza centrale. E qui cos'è? Vediamo. Spettacolo! Sembra tipo un tempio. Qualcosa di sacro. Ragazzi, veramente impressionante, spettacolare. Ragazzi, no, 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 ragazzi, lo devo comprare assolutamente. Devo comprare assolutamente questo mondo, tanto non dovrebbe costare sempre 99 centesimi, come le altre texture. No, ragazzi, davvero, che cosa c'è qui?
Guardate, pure un piccolo laghetto di lava. No, ragazzi, no, le cascate, bellissimo. Sì, ragazzi, qua dovrebbe essere la fortezza centrale, ma è enorme, ragazzi, è gigantesco. Già tutto costruito, è qualcosa di impressionante. Cioè, guardate quanto è grande questa fortezza. Ma ragazzi, veramente sto gioiendo. Peccato che Boss Green oggi non poteva esserci perché ha avuto problemi con la sua versione di Minecraft, quindi spero che risolvi al più presto, sennò avrebbero anche esplorato insieme questo mondo. Cioè, guarda ragazzi, la fortezza, qui dovrebbe esserci il re. Ci sono proprio, tipo, cosa sembrano scale? Che cosa c'è qui? No, non c'è niente. Chissà se potrebbe esserci qualche passaggio segreto, tipo qui cosa ci potrebbe essere? Una stanza vuota. Cosa c'è dentro? Pietra rossa, disco, cartello. Vediamo la mappa innanzitutto. Vediamo se c'è un po'. Non c'è niente. Beh, ragazzi, chissà cosa ci potrebbe essere anche sottoterra, chissà quanti mondi potrebbero esserci. Ragazzi, sono davvero contentissimo di questo Minecraft. Guardate, anche è cambiata anche la canzone, è tipo bellissimo. Ragazzi, continuiamo a esplorare questo castello perché ho visto che qualcosa davvero gigantesco, proprio una cosa enorme. Vediamo qui dietro cosa c'è. E dai, corri. Non capisco perché non mi prende il tasto. Wow, cos'è qui? Spettacolare, ragazzi. Già ci sono mostri, ragni. Troppi ragni. No, qua ragazzi ci sarà qualcosa, tipo una prigione di mostri. Mi sento troppo vicino. Caspita. Ma dove sono? Supra? No, ragazzi. E questi chi sono? Sono dei creeper. Ragazzi, sono dei creeper. Dove si va qua dentro? Aspetta ragazzi, continuiamo a sparare Supra perché non voglio lasciarvi proprio niente. Non ho visto. Vabbè, qui non c'è proprio niente. Pensavo che c'erano delle porte. Ragazzi, qui sotto dovrebbe stare qualcosa. Impressionante. Scheletri di cacca. Morite, morite. Ragazzi, dove si va? No, ma che cos'è qui? Siamo ritornati dentro? Sì, siamo ritornati dentro, ragazzi. Io non capisco dove siano tutti i mostri. Se io spacco qui. Oddio, ragazzi. Che cos'è questa cosa? Un passaggio segreto. Non riesco a capire dove sono tutti questi mostri che sento. Ragni, mostri. Quindi esploreremo tutte le stanze. Qui cos'è? Aspetta, vediamo. È chiuso, ci sono le nuvole dentro. Ma perché? Perché qui ci sono delle acqua? Oddio. Ragazzi, c'è dell'acqua. Dove siamo usciti? Oh caspita, c'è acqua qua dentro, ragazzi. Ma è enorme. Quanto è alto? Oddio, spettacolare, ragazzi, veramente una novità impressionante. Continuiamo a esplorare perché devo capire dove stanno questi ragni. Si sente un casino della miseria. Vediamo da qui, ogni tanto lagga. Qui cosa c'è? Finestre? Sì. Ragazzi, non riesco a capire proprio dove siano. Acqua, acqua da tutte le parti. Acqua da tutte le parti. Ragazzi, non riesco a trovare proprio dove stanno questi ragni, tutte queste cose qui. Quindi non so veramente dove andare a trovare. Questo mod è enorme, quindi sicuramente penso che lo troverò la prossima volta. Oddio, non so. Dell'antichità. Ragazzi, sono davvero contento di aver scoperto questo mondo qui con questo aggiornamento. Penso che comprerò questo mondo il più presto possibile. Ragazzi, da
da Minecraft è tutto, da questo video, da questo mondo di Skyrim è veramente tutto. Noi ci vediamo al prossimo video e lasciate un like, condividete se vi è piaciuto, commentatemi con scrivendomi se avete trovato qualcosa in questo mondo, qualcosa di davvero particolare. E ragazzi, da Alex D è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!